E noi rimaniamo in tema maltempo per conoscere la situazione di questo pomeriggio e soprattutto proiettarci con alcune previsioni per le prossime 36 ore. Tutto questo grazie al nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. La situazione meteorologica è cambiata rispetto ai giorni scorsi. Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto la nostra penisola, anche le nostre regioni centrali, ha favorito un deciso aumento dell'instabilità con rovesci e temporali a carattere sparso ma di forte intensità, soprattutto e hanno interessato soprattutto nella giornata di ieri il teramano e le aree interne. Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore osservando le immagini dal satellite. Il nucleo di aria fresca in quota è presente al momento sulle nostre regioni centrali, infatti le immagini dal satellite evidenziano la rotazione delle nubi intorno al minimo di bassa pressione che gradualmente entro la nottata nella mattinata di domani si sposterà verso le regioni meridionali. Nelle prossime ore avremo un aumento, assisteremo a un nuovo aumento dell'instabilità sulle nostre regioni centrali, sia sull'Abruzzo che sul Molise, con probabili forti temporali inizialmente sulle aree interne ma soprattutto poi nel Chietino, sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Questa è la carta del tempo, ecco il nucleo di aria fresca che gradualmente si sposta verso le regioni meridionali, ha portato anche un generale calo delle temperature che proseguirà nelle prossime ore. Lo spostamento dell'area di bassa pressione favorirà e manterrà attive condizioni di instabilità anche sulle nostre regioni. Questo è il quadro previsto per la giornata odierna. Nelle prossime ore attenzione ai forti temporali probabili non solo sulle aree interne, quindi sulla Marsica, nell'Aquilano, sull'Alto Sangro, sulla Valle Peligna, ma poi soprattutto nel Chietino, sulle zone collinarie che si affacciano sul versante adriatico, anche del Pescarese e del Teramano. Occasionalmente i fenomeni riguarderanno anche le aree costiere, ma i temporali saranno a carattere sparso, ciò vuol dire che a macchia di leopardo potrà piovere in determinate zone, in altre zone i fenomeni saranno meno intensi o addirittura assenti. Tuttavia c'è il rischio di nubifragi, soprattutto nel Chietino nelle prossime ore, e poi la perturbazione si sposterà verso le regioni meridionali, ma in mattinata, in nottata, nelle prime ore della mattinata di domani non si escludono residui fenomeni sul versante adriatico, soprattutto lungo le aree costiere, con annuvolamenti e rovesci e temperature in ulteriore diminuzione. Quando migliorerà? A partire da mercoledì, situazione in deciso miglioramento. È tutto, buona giornata a te, a tutti i telespettatori di Rete 8, a te la linea.